Eccoci qua con Francesco Poesio, che riesce a portare qua la nazionale, tutte le estati, e renderla felice, riesci a portarli in questa bellissima palestra nonostante l'alluvione. Cioè, questa è veramente la prova del 9 per te. Sì, ogni anno c'è sempre una prova del 9. Esatto. Cioè, ogni anno che sono in questa società ho sempre avuto prove del 9, ma anche del 10, mi sa. No, però dai, le superiamo la grande, perché la ginnastica riccione è sempre una squadra molto unita. Certo. E le persone che lavorano, dai, voglio dire, ci mettono tanta passione, tanta certezza, e quindi comunque insieme ci si aiuta. Certo. Poi è ovvio che lo facciamo per tanti motivi, soprattutto perché siamo appassionati, soprattutto perché crediamo in quello che facciamo, ma soprattutto per dare sempre un servizio a tutto l'esterno che arriva qui, sia certo, del territorio, con i ragazzi, i bambini che comunque abbiamo annualmente, che ci frequentano come società, ma anche per società esterne, nonché per la federazione. Certo, ovviamente. Certo. Ma quest'anno com'è andata? Come avete vissuto questa esperienza dell'alluvione? Anche perché mi hai detto che ha colpito anche la vostra palestra. No, ha colpito, sì, perché diciamo in maggio era il 18 maggio, quindi comunque quando è arrivata questa alluvione ci siamo ritrovati nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti, con acqua e fango che entrava all'interno, da sotto le porte, insomma, di sicurezza, oppure no, perché comunque dai colli arrivava l'impossibile. E ovviamente i tombini non tenevano più, perché il vento soffiava contro il mare, sì, e quindi si sono alzati tutti, e di conseguenza praticamente è iniziato a diventare una piscina qui nelle zone adiacenti, e quindi incominciava a penetrare acqua, quindi abbiamo ricevuto, diciamo, acqua e fango, sia in palestra, in tutti gli uffici, nelle buche, insomma, quindi buche, gommini, galleggianti. Mi ha ancora i brividi, guarda, a pensare. E quindi no, non ha salvato niente, nel senso che è arrivato dappertutto. Sì. E quindi abbiamo dovuto poi chiaramente sostituire molte attrezzature, ma innanzitutto i complimenti a chi ci ha aiutato, anche Protezione Civile, ma anche imprese di pulizia e tutto, perché noi in soli 5 giorni/6 siamo riusciti a ripristinare un po' e mettere in sicurezza l'ambiente per poi riaprire di nuovo. E poi dopo, adesso da circa una decina di giorni, 15, abbiamo anche, diciamo, tra l'altro riattrezzato un po' la palestra, perché abbiamo rifatto tutti i bordi buca. Sì. E abbiamo tutti nuovi, giusto? Sì, i bordi buca tutti nuovi, sì, della GeoGym. Sì. E anche, insomma, i cubotti. Sì. Infatti vedo i cubi color verde, non li avevo mai visti, i verdi. Sono bellissimi quelli lì, sì. Adesso quelli che siamo riusciti a salvare sono sotto, però poi sopra abbiamo messo tutti gli altri. Questi sono proprio carini. Sì. Giusto, poi colore di una città che sta sul mare, sembrano delle piccole onde. Bravo, poi il verde acqua marina, l'azzurro, sempre colori belli. Poi abbiamo preso queste strisce, insomma, rosse del corpo libero, perché nella zona adiacente erano tutte rovinate. Sì. E nonché anche le zone arrivo alle travi, okay, d'allenamento, sia a destra che a sinistra, sono quelle lì verdi che, okay, vedete sotto, che sono sotto sempre. Tutte nuove? Sì, della, okay, GeoGym, insomma, così. E tutto questo con un tempo velocissimo. Sì, no, infatti volevo ringraziare, a parte la federazione che ci ha aiutato, ma soprattutto devo ringraziare la GeoGym, voglio ringraziare pubblicamente tutta la società GeoGym, perché comunque ha stoppato tutto, soprattutto a partire da Alberto Cristaudo, che è il capo dell'azienda, ma anche Alberto Bialero, insomma, tutti sono messi a disposizione per far sì che queste attrezzature arrivassero prima possibile a Riccione, visto che sapevano che comunque ospitavamo collegiali delle allieve, migliori allieve 3 e 4 d'Italia, collegiale questo di Enrico, insomma, con le migliori ginnaste italiane, ma si sono anche resi conto, insomma, che una società aveva subito un'alluvione, e quindi comunque mettersi a disposizione di vista. Certo. Quindi questo lo ringrazio pubblicamente, perché le persone vanno riconosciute, quindi è importante questa cosa. Fantastico. E comunque questo è stato un anno di grande soddisfazione per te, perché sei riuscito a portare velocissimamente la tua squadra in A1. Avete avuto questo grande, cioè raggiunto questo gol straordinario. Sì, infatti l'alluvione sono le lacrime nostre che sono scese di tutta Italia. Sono arrivato, no. Doveva proprio venire giù un'alluvione, perché se andavate in Serie A1, cioè. Sì, infatti.
No, no, a parte questo scherzo. No, no, sì, noi. Oh, anni fa mi pare che fosse per una vittoria dei campionati del mondo, la Ferilli disse: se l'Italia vince, io mi spoglio, giusto? Una cosa del genere. Io questa promessa non l'ho fatta, ma per l'incolumità delle persone che mi avrebbero visto, quindi non. No, 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 nemmeno alcune collaboratrici non l'hanno fatta, quindi. No, 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 noi abbiamo fatto. La promessa era quella di far crescere questa società. Io sono arrivato in questa società che era il 2017. Adesso sono praticamente 6-7 anni che sono qui. E la promessa è stata sempre quella di portare questa società più in alto possibile Certo. ed è stato, insomma, non solo per la Serie A, ma stiamo cercando di crescere in ogni settore. Comunque, anche con i bambini sono molto aumentati. Noi facciamo ginnastica dai 3-4 anni, dalla motricità fino agli ultra 80 anni, ginnastica Ponta, dolce. quindi la ginnastica anche acrobatica per Sì, adulti? la sera sì. Abbiamo un Bellissimo. corso, si chiama Workout Gym, che è un corso comunque con basi di artistica e acrobatica, dove Certo. nella prima parte si fa preparazione fisica di un'ora. La faccio anch'io, eh. A Bologna, ma la faccio anch'io acrobatica, la Consiglio di adoro. venire una sera a provare da noi. Cioè io Ci sto. invito ufficialmente, il presidente della ginnastica Riccione invita ufficialmente Chiara Sani a venirsi a allenare alla ginnastica Ok. Riccione una volta. Invito accettato. Mi tieni tu il flick? Me lo tieni tu? Sai Posso tenerlo? fare tutto, quindi se viene lei facciamo. No, Fantastico, no, ok. no, no. No, comunque quando vuoi, sai, insomma. Sì. Ok. E poi niente, no, per il E poi hai resto. portato la grande Elisabeth Seitz in squadra, quindi la campionessa tedesca, una Certo, stella proprio della ginnastica mondiale. certo. Certo, sì, no, no, ci ha fatto un bel regalo. Comunque è stato un supporto veramente importante quello di Elisabeth, che tra l'altro faccio i complimenti perché pochi giorni fa si è laureata campionessa assoluta in Germania. Esatto, e anche campionessa alle parallele per la 25ª volta, Esatto, giusto? esatto, esatto. Cioè, vabbè, ma lei Incredibile. è la ginnasta più forte tedesca, ma comunque soprattutto è una persona speciale, perché comunque nel momento in cui è arrivata a Riccione, con la sua empatia ha catturato tutti. Infatti, dicevo, ma una tedesca molto empatica, diciamo, no, ma è di un'empatia che fa paura, ma Ma è comunque soprattutto meravigliosa. legato molto con le ragazze, quindi con l'ambiente, molto rispettosa, grata, quindi veramente una miscela perfetta. Sì, Dolce, solare, proprio. tantissimo. Cioè non. Ma mi parlava bene di lei anche la Sabrina, la Giorgia di Sigoa, no? Perché Sigoa, a parte che è il nostro partner ormai, perché veste le nostre ragazze, ma soprattutto la testimonial in Germania, è una testimone, insomma, tra le Sigoa. varie di Sigoa, Elisabeth Seitz da anni. Mi parlavano molto bene della sua sensibilità, sua empatia, e effettivamente ho riscontrato e confermo quello Che che lei è dicono le così. sorelle Buzzi. Meravigliosa, che Della. salutiamo, Sì. che Ciao Sabri. adoriamo, tra Sempre, l'altro. sempre. No, Sabri e Giorgia sono Sono tanta roba. speciali. Sì. Cioè, non. Ci Sì. troviamo molto bene, quindi. Noi siamo molto legati ai nostri sponsor, alle nostre cose. Cioè, anche con Adidas abbiamo una partnership ormai che è dal 2018. Anche perché Quindi. poi Dio li fa, poi li accoppia. Se c'è empatia, come dici giustamente tu, e c'è una. Siamo, le persone sono della stessa pasta, poi Sì, si uniscono. no, no, assolutamente. No, no, vabbè, guarda, ma lei è d'accordo, non ci vuole molto. Io dico sempre che quando uno chiarisce le cose all'inizio e è trasparente, difficilmente hai problemi. Il È problema è quando vero. tu non riesci a stabilire le cose prima, no? Quindi, Esatto. però questo è un ingrediente importante per poter crescere come società. Poi dopo ci tengo anche a ribadire che negli anni sono arrivati molti collaboratori, allenatori nuovi e sono sempre più performanti perché adesso ci vantiamo di avere un tecnico nazionale addirittura, due tecnici o tre addirittura quasi nazionali, federali, abbiamo tecnici regionali, societari, cioè tutti di Certo. federazione. Quindi questo è importante, io lo dico sempre, cioè io dico alle famiglie sempre, informatevi quando date nelle mani di istruttori o società i vostri bambini. Non guardate al prezzo, non guardate, guardate agli strumenti che sono omologati, certificati e Certo. soprattutto guardate nelle mani di chi le Di mettete, cioè gli persone. allenatori devono essere qualificati, Certo. perché oggigiorno molte società, per risparmiare anche, no, non, per amor del cielo, però magari ci sono ragazzine o ragazzini che non hanno nemmeno fatto un corso, o magari hanno fatto un Certo, corsettino di ente istruttore. Sì. promozionale, che non vuol dire Che non sono niente. formati Cioè, come allenare un tecnici. bambino, una Sì. bambina, anche non agonista, è un senso di È responsabilità sempre dal parato. punto di vista psicologico, cioè, voglio dire, Sì. prendete le persone qualificate, cioè Certo. questo è importante e questa è Giustissimo. una società dove tutti gli allenatori, tutte le persone sono qualificate, è in Certo. regola, ovviamente. Quindi.
Allora, adesso tu sei in serie A1, abbiamo visto la Saiz in squadra, ci sarà ancora la Saiz? Adesso diciamo i presupposti ci sono, nel senso che comunque lei è stata piacevolmente colpita del nostro ambiente di questa stagione. Chiaramente era Mina 2, quindi lei è una ginnasta sicuramente da 1, esatto. Cioè da top, ho e dimostrato. Quindi adesso siamo Mina 1, questo io già ne abbiamo parlato con lei. Lei chiaramente ha piacere di poter proseguire questa esperienza. Okay. Credo che ci aggiorniamo per bene dopo i mondiali, nel okay. senso che lei comunque stiamo parlando di una ginnasta che ha 30 anni, una ginnasta che comunque punta alle Olimpiadi di Parigi del 2024, qui dobbiamo capire un po' fisicamente come si sente, come no. Cosa certo, dice? Lei è una ginnasta che può fare tranquillamente due attrezzi, certo. tre quelli che sono, ma ci siamo detti che l'intenzione c'è da tutte le parti. Okay. Vediamo un attimo, intanto stiamo elaborando le migliori cose per presentare una squadra degna della Serie okay. A1. Hai qualche news, qualche scoop da rivelarmi così proprio per... Al momento non una posso. Chicca, una cosina, uno shortino. Al momento no. Siamo in fase di trattative. Allora, fammi sapere certo, che noi certo. piombiamo certo. come no, paparazzi. Al momento stiamo lavorando su... Ok, state preparandovi. Sì, 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 sì. Allora, intanto in bocca al lupo, complimenti grazie. Per il lavoro che fai anche per quanto riguarda il collegiale della nazionale, sempre bellissimo venire qua anche per noi, c'è sempre un'atmosfera super serena e solare, questo lo crei tu, perché... Questo, anche il caffè stamattina con la moglie. Adesso lo bevo, adesso mi ha promesso il caffè, caffè adesso lo accetto. È napoletana, cioè non è che è una cosa lui che... È napoletano, giustamente. Campione d'Italia, cioè perché? Campione d'Italia, di napoletano. Cioè... Campione d'Italia, cioè, voglio dire. Cioè, non no. ti ammazza nessuno a te. No. E poi verrò a fare una lezione di prova qui da voi. Ecco, questo ci tengo. Acrobatica. Siete tutti testimoni, che tutti gli ascoltatori di Ginnastocomania, giusto? Esatto. Qua, sanno che Chiara Sani è stata ufficialmente invitata dal presidente della Ginnastica Riccione a venire a Riccione a fare una lezione di workout esatto. la sera acrobatico, quindi e faremo farò le riprese. Le riprese giusto? E io rivelerò il mio elemento che ha preso anche il mio nome, Sani, che certo. consiste in una ruota e flick, dove il flick è rigorosamente con gambe piegate e piedi a martello. Perfetto, proprio per finire la lezione, sani no, e salvi. Cioè. Esatto. Ciao. Ciao, grazie di tutto, un saluto a tutti. 5.